23:32 i nostri aggiornamenti. Buonasera dal TG1. La protesta infiamma gli Stati Uniti dopo la morte a Minneapolis di un afroamericano, George Floyd, durante un fermo di polizia. Scontri e cortei in una trentina di città con due vittime durante le manifestazioni. Il Pentagono mette in campo l'esercito e schiera la polizia militare. Il coronavirus in Italia: scendono a 416 i nuovi casi, 100 meno di ieri. Migliorano anche i dati della Lombardia, che però rimane la regione col maggior numero di vittime, 67. 111 nelle ultime ore in tutta Italia. Per la prima volta 11 regioni senza decessi. Dal 3 giugno via libera del governo agli spostamenti tra regioni con la massima cautela. I presidenti si dividono, al centro i timori per il caso Lombardia. Se per Toti, Zaia, Santelli è giusto ripartire tutti insieme, frenano invece Solinas, Rossi e De Luca, che parla di decisioni prese sulla base di pressioni. È un caso lo stop della Grecia e altri paesi ai viaggi all'estero degli italiani. Di Maio dice: nessuno ci tratti come un lazzaretto. Dalla grotta di Lourdes nei giardini del Vaticano il rosario, trasmesso in Mondovisione, guidato da Papa Francesco. Il pontefice e i sacerdoti: abbiamo vissuto il pianto di Dio, inzuppati dalla tempesta, non avete abbandonato il gregge. Il razzo Crew Dragon è decollato dalla base NASA di Cape Canaveral, diretto verso la Stazione Spaziale Internazionale. Dopo 9 anni gli Stati Uniti ritrovano la capacità di portare l'uomo in orbita. È il primo lancio privato effettuato per conto della NASA dall'azienda di Elon Musk. Ed è tutto, il TG1 torna domani mattina. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.